Buonasera a tutti, benvenuti al seminario mensile dell'Associazione di Psichiatria e Filosofia. Questa sera abbiamo una presentazione di Francesca Brencio, che insomma molti dei presenti conoscono, che è una ricercatrice in filosofia dell'Università di Siviglia, ma fa parte anche del network dell'Università di Oxford per la fenomenologia della salute mentale. Che fa parte appunto anche del Royal College, del gruppo di lavoro specificamente dedicato alla filosofia e alla psichiatria, ma che direi soprattutto ha fondato questo laboratorio di ricerca e discussione, insomma, intorno alle problematiche della filosofia della salute mentale, un'iniziativa che sta curando, insomma, cui dà molto, molto, molta energia, che ci sembra molto importante. Ha vinto un premio molto prestigioso presso la Commissione europea per l'eccellenza delle sue ricerche e soprattutto è un membro dell'Associazione di Psichiatria e Filosofia. Quindi io do il benvenuto a Francesca, che stasera appunto ha una presentazione per noi sulla mente fenomenologica, titolo che richiama il titolo di un libro, insomma, assai noto nell'ambito delle teorie della mente, e gli lascio molto volentieri la parola. Buonasera a tutti. Grazie Gerardo per la presentazione. Ringrazio l'Associazione Psichiatria e Filosofia per affidarmi questo spazio di dialogo e soprattutto ringrazio tutti voi che nel venerdì sera state qua ad ascoltare questa presentazione e spero soprattutto a dialogare insieme. Io ho preparato una presentazione PowerPoint, per cui adesso proverò a condividere lo schermo e far partire la presentazione. Presentazione dall'inizio. Sì. La vedete correttamente? Sì. Perfetto. Benissimo. Allora, l'argomento di cui vorrei parlare oggi è appunto la mente fenomenologica, che è un tema abbastanza vasto e complesso. Proprio perché sono consapevole della sua vastità della sua complessità, cercherò di delimitarlo e anche di molto, sia nei contenuti che nel linguaggio. Cercando soprattutto la mia premura sarà laddove è possibile di evitare quel tecnicismo in cui spesso noi filosofi cadiamo, no? E che magari non sempre permette il dialogo. Il titolo appunto della mia presentazione, come ricordava Gerardo, fa eco a un noto libro della letteratura fenomenologica, del quale però io oggi non parlerò. Piuttosto vorrei tentare di proporre una lettura di confine tra la fenomenologia e la salute mentale, su due questioni fondamentali che sono di interesse sia del metodo fenomenologico, più in generale della disciplina, che delle neuroscienze e della psichiatria, cioè le questioni della soggettività e dell'intersoggettività, cercando laddove è possibile di fare dei brevi riferimenti anche alla clinica. Tuttavia, prima di entrare nel terreno vero e proprio della mia presentazione, ci sono dei chiarimenti preliminari che vorrei fare. E vorrei innanzitutto cominciare con una domanda: che cos'è la mente fenomenologica? Dunque, la mente fenomenologica mi sembra corretto dire che sia un habitus. È uno sguardo, una postura interrogante che si acquisisce tramite un metodo. È un'attitudine che non esiste in natura e con cui noi non nasciamo. Noi veniamo al mondo con una mente fenomenica, cioè con una mente capace di vedere e entrare in relazione con i fenomeni che ci circondano, con la totalità delle cose, con il mondo. Sicuramente, come molti di voi sanno, la parola fenomeno, derivando dal greco antico phainomai, significa proprio questo mostrarsi, no? Questo darsi dell'apparenza. Ebbene, i fenomeni sono proprio la totalità delle cose del mondo, come si manifestano nella loro immediatezza. E attraverso di essa, tramite questa immediatezza, si danno a noi.
per essere compresi in base alle nostre conoscenze, usi, tradizioni, valori, consuetudini. Quindi la prima cosa che possiamo dire con certezza è che la mente fenomenologica è il risultato di un'educazione continua, di un processo continuo. È una postura verso il mondo, verso ogni forma di alterità, ma anche verso se stessi. Quindi noi possiamo dire che la mente fenomenologica non ci appartiene per i fuseos, per natura. La dobbiamo un po' conquistare, dobbiamo imparare a capire cosa sia e come possiamo aderirvi. Perché? Perché la mente fenomenologica ci garantisce un accesso al mondo molto diverso rispetto alla mente fenomenica. E allora veniamo alla seconda domanda. Come acquisire una mente fenomenologica? Dobbiamo educarci a questo habitus, no? Studiando fenomenologia all'università? Magari, però mi viene da dire non basta. Non basta perché la mente fenomenologica è qualcosa di incarnato. Non è un sapere distinto dall'agire e soprattutto non è un'attitudine che appartiene solo ai filosofi. L'educazione alla mente fenomenologica passa attraverso una serie di elementi che cercherò di illustrare nel corso della mia presentazione, i quali appunto interessano la descrizione e la comprensione delle nostre esperienze, ma soprattutto delle condizioni che rendono possibili le nostre esperienze e delle possibili alterazioni che queste condizioni possono avere e dunque rendere problematica l'esperienza in sé e il senso che andiamo a attribuire all'esperienza. In tal senso la mente fenomenologica può essere anche l'habitus del medico, dello psichiatra, dell'infermiera, dell'operatrice socio-sanitaria, non necessariamente solo un'attitudine del filosofo. E quindi vediamo l'ultima domanda. Ma perché i professionisti della salute in generale, e soprattutto della salute mentale in particolare, dovrebbero interessarsi alla mente fenomenologica? Perché il focus di questo habitus è quello di comprendere la forma delle esperienze, il modo con cui esse si danno. Non è tanto il contenuto dell'esperienza ad essere l'oggetto dell'interpretazione fenomenologica, quanto la forma con cui una certa esperienza accade e il modo con cui essa viene interpretata dal soggetto che la esperisce. E in tal senso, oltre ad essere interpretata, viene anche collocata in quella cornice di senso, no? Che permette al nostro esistere di acquisire una certa sostanza. E in tal senso, proprio perché si inserisce in questa costruzione di senso, in questa cornice di significati, può impattare la nostra salute in generale, la nostra salute mentale in particolare. Detto diversamente, la mente fenomenologica tenta di decifrare quella rete non sempre manifesta di connessioni fra esperienza e significato. Il mondo attorno a noi non è mai indipendente dal soggetto che lo esperisce e lo sguardo su di esso non è mai uno sguardo dal nulla, dal nessun luogo, ma è sempre uno sguardo incarnato, uno sguardo mio che compio quell'esperienza e cerco di capirne la qualità, il senso. Quindi è sempre uno sguardo in prima persona. Ecco perché la possibilità di comprendere la relazione fra esperienza e significato, ad esempio nei fenomeni psicopatologici, può essere arricchita dall'ausilio di una certa strumentazione fenomenologica. In tal senso mi preme subito chiarire che la fenomenologia non ha alcuna velleità, non ambisce in alcun modo a sostituirsi alla psichiatria o alla psicologia, assolutamente. Piuttosto vorrebbe entrarci in dialogo, anche con una sorta di umiltà necessaria per avere un dialogo autentico. Un dialogo che verte sulle questioni fondamentali, sulle questioni epistemologiche fondamentali, come appunto può essere la questione del metodo che si può usare in psichiatria, la questione del corpo, che cos'è un corpo, la
questione della temporalità e della spazialità tra loro estremamente interconnesse, la questione delle emozioni, delle atmosfere. Quindi se noi magari proviamo a guardare la produzione del padre fondatore della fenomenologia, Edmund Husserl, noi vediamo che proprio c'è una tensione tra la fenomenologia e la psicologia. E questa tensione caratterizza tutta la sua produzione, sia dagli scritti del cosiddetto primo periodo fino agli scritti anteriori alla morte. E questa tensione si snoda proprio alla ricerca di quelle forme della soggettività che per Husserl, ma non solo per lui, rappresentano le possibilità con cui noi facciamo delle esperienze. In quanto scienza dell'esperienza, dunque, la fenomenologia può aiutare a comprendere anche un'esperienza radicale come può essere la malattia, ogni malattia, e può aiutare ad integrare il modello biologista che ha fondamento di buona parte delle neuroscienze tramite una strumentazione forse un pochino più complessa, per certi aspetti forse anche più raffinata, ma sicuramente che si pone sempre nella condizione di un dialogo e mai di una certezza apodittica. Se queste piccole riflessioni preliminari sono abbastanza chiare, io vorrei un po' farvi vedere cosa proporrei di trattare oggi, le cose su cui vorrei dialogare con voi. In primo luogo vorrei spendere qualche parola sul metodo fenomenologico, cercando di chiarire alcuni fraintendimenti che riguardano la fenomenologia. In secondo luogo vorrei fare chiarezza sulla questione delle diverse torsioni che la fenomenologia ha conosciuto, da quella trascendentale o riflessiva husserliana alla fenomenologia ermeneutica di Heidegger, e proseguita poi anche con Riquet, Gadamer e altri eminenti studiosi. Ecco perché ho giocato sul singolare e il plurale, no? Fenomenologia o fenomenologie. Poi vorrei soffermarmi un poco sulla questione della soggettività e dell'intersoggettività a partire dalla corporeità. In particolar modo soffermandomi sulla questione dell'embodiment. Infine, in maniera rapida, per una questione necessariamente connessa al tempo, accennare alla possibilità di interpretare tramite la strumentazione della psicopatologia fenomenologica i disturbi dello spettro schizofrenico come connessi alla questione del disembodiment. Naturalmente, nel corso delle riflessioni che qua io ho cercato un po' di sintetizzare, qualcosa me lo perderò per strada. Questo è poco, ma sicuro. E in tal senso faccio un po' appello alla vostra indulgenza. Iniziamo subito con la domanda delle domande. Che cos'è la fenomenologia? Semplificando tantissimo e procedendo proprio per salti temporali, si può dire che la fenomenologia è il metodo scientifico estremamente rigoroso volto a descrivere e comprendere le strutture della coscienza e le condizioni che rendono possibile l'esperienza della coscienza. Come l'aveva concepita Husserl, la fenomenologia nasce come un progetto scientifico ben preciso. È la scienza dell'esperienza e ha come obiettivo quello di studiare e comprendere le strutture dell'esperienza che garantiscono l'accesso alla coscienza. Tema quest'ultimo di cui la psicologia sperimentale, mi viene in mente Watson, si era tanto liberata volentieri, no? Togliere di mezzo la coscienza. Tra i temi di indagine del metodo fenomenologico troviamo la questione dell'embodiment, poi vedremo che cos'è, della spazialità, dell'intenzionalità, dell'intersoggettività, le atmosfere, l'affettività e soprattutto le loro possibili alterazioni, queste ultime di stretto interesse della fenomenologia clinica. Come vengono osservate e descritte queste strutture? Vengono osservate e descritte dal punto di vista del soggetto che le esperisce, cioè attraverso il cosiddetto approccio in prima persona.
È importante sottolineare che dal punto di vista fenomenologico la soggettività non è mai un oggetto di cui appropriarsi, bensì appropriarsi tramite la descrizione, naturalmente. Bensì la soggettività è un mezzo che permette di svelare, di manifestare come il mondo si dà a noi. E in questo darsi a noi ci sono delle forme ben precise. Ci sono sì, delle strutture ben precise. La modalità di strutturazione di questo darsi del mondo, dunque della forma con cui il mondo si dà a noi, è proprio il focus della descrizione fenomenologica. E a tal proposito entriamo subito nei fraintendimenti. Un primo fraintendimento che spesso così si sente, si legge, è che la fenomenologia è sinonimo di introspezione. Però questo non è vero, questo è falso. Perché? Perché la fenomenologia ha come oggetto l'esperienza e la descrizione e la comprensione delle sue strutture fondamentali. Nelle ricerche logiche, Husserl chiarisce sin da subito che l'introspezione non ha niente a che vedere col metodo fenomenologico. Dal momento che quest'idea, no, di una sorta di divisione fra un dentro e un fuori è il prodotto di una metafisica molto ingenua. La parola introspezione fenomenologicamente è molto sospetta. Perché? Perché dà adito all'impressione che la coscienza stia dentro la testa, e magari, come vorrebbe una certa fetta delle neuroscienze, sia solo il frutto dell'attività cerebrale. In tal senso il libro di Alba Noi, perché noi non siamo il nostro cervello, mi sembra molto illuminante, e fuori dalla testa sta il mondo. In questa maniera si ripropone una dicotomia, un dentro e un fuori, una dicotomia pericolosa per la comprensione della vita della mente. Questa rappresentazione dualistica è stata oggetto della critica di Martin Heidegger, un altro fenomenologo, il quale vedeva in essa un retaggio del dualismo cartesiano, come se vi fosse un dentro capace di fare rappresentazioni, appunto la res cogitans, e un fuori con cui queste rappresentazioni cadono, si inseriscono, la res extensa. Detto in heideggerese stretto, che è una lingua terribile, si avrebbe un Dasein, un esistente, che sta staccato dal mondo, isolato dal mondo e quasi contrapposto ad esso. Ebbene, la fenomenologia heideggeriana ci dice proprio l'opposto. Cioè, noi siamo da sempre nel mondo e siamo da sempre con gli altri, in una sorta di originaria coappartenenza, quello che in essere tempo viene chiamato il Mitsein del Dasein. Il conesserci dell'esserci. Il secondo fraintendimento dice che la fenomenologia non è un metodo scientifico. Anche questo è un fraintendimento, è un'affermazione falsa. Perché? Beh, la fenomenologia affonda proprio le sue radici in quello che era stato il grande dibattito sullo psicologismo tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento. E si premurava di evidenziare come lo psicologismo commettesse un errore categoriale, cioè confondesse l'oggetto della conoscenza con l'atto del conoscere. Dunque, di fatto, il problema era quello della relazione fra la logica e la psicologia. Husserl, che ricordiamocelo, era un matematico, arriva alla filosofia un po' dopo, lui studia dapprima matematica. E la grande vocazione al metodo analitico tipico della matematica gli permette appunto di affrontare questo problema della relazione tra l'atto del conoscere e l'oggetto della conoscenza in una maniera estremamente analitica. E proprio perché rigorosamente analitico, la questione dell'epochè, che solitamente viene scambiata per una sorta di irrazionalismo, non deve farci cadere in inganno. Perché? Perché l'epochè non è una negazione della realtà,
L'epoché è questa messa fra parentesi delle nostre attitudini, consuetudini, credenze, convinzioni anche scientifiche, perché ha come fine quello di abbattere ogni forma di dogmatismo per andare alle cose stesse. Questo era il motto della fenomenologia, alle cose stesse. E dunque l'epoché ha come fine quello di togliere di mezzo tutto ciò che impedisce la possibilità di cogliere l'eidos, di cogliere l'essenza delle cose. La riduzione all'essenza è applicata anche all'io stesso, al fine di rintracciare tutta una serie di vissuti, come ad esempio quello percettivo, quello rimemorativo, quello immaginativo, che sono sempre mutevoli e continui, di cui tuttavia si ha una consapevolezza immediata. La coscienza, da questo punto di vista, se andiamo a leggere soprattutto le idee, non è una specie di scatola, un contenitore in cui dentro ci sono tutti i vissuti, piuttosto è una specie di lastra in cui i vissuti si susseguono in tutte le loro qualità e appaiono in tutti i vari e diversi livelli che hanno. L'epoché, dunque, che in fenomenologia è considerato il principio di tutti i principi, non è solo un atto mentale, è una prassi incarnata. È una prassi incarnata perché è un continuo e mai terminato esercizio di sospensione dei nostri pregiudizi e dei nostri giudizi per avere accesso all'essenza dei vissuti. Quindi lo scopo delle epoche non è di abbandonare, negare o escludere la realtà, quanto piuttosto quello di sospendere un atteggiamento dogmatico verso la realtà. In tal senso l'epoca implica un cambiamento di atteggiamento e non un'esclusione della realtà. È importante, credo, anche sottolineare che l'epoca non comporta il rivolgersi verso l'interno del soggetto. Al contrario, ci permette di indagare il mondo in cui viviamo a partire da un atteggiamento riflessivo, che ci permette di cogliere il significato del mondo della coscienza. Questo ci permette di comprendere come il concetto fenomenologico di esperienza non è da intendere in termini puramente mentalistici, cioè una cosa che accade nella mente, l'esperienza, come se accadesse solo nel recinto dello spazio mentale. Al contrario, il concetto di esperienza deve essere compreso e tenuto in considerazione in quanto garantisce la spiegazione della coscienza nella sua costituzione trascendentale. E io credo che Merleau-Ponty, nella fenomenologia della percezione, questa cosa la dica in maniera estremamente chiara, quando appunto afferma che vi è una differenza sostanziale fra la psicologia introspettiva e la fenomenologia. Perché la prima, la psicologia introspettiva, considera la coscienza come un mero settore dell'essere e cerca di indagarlo allo stesso modo in cui un fisico tenta di descrivere lo spazio fisico a lui circostante. Dall'altro lato, invece, la fenomenologia si rende conto del fatto che la coscienza richiede una chiarificazione trascendentale, a priori, che vada oltre i postulati del senso comune e dunque che ci conduca a quello che è il problema della realtà, filosoficamente parlando, il problema della fondazione del mondo. Bene, e allora perché parliamo di una fenomenologia trascendentale, una fenomenologia ermeneutica? Parliamo di torsioni fenomenologiche verso l'esistenzialismo? Perché come ho accennato appunto poc'anzi, la fenomenologia sin da subito ha conosciuto delle flessioni, delle torsioni, dei mutamenti. Prima ho accennato al fatto che Heidegger ha trasformato la fenomenologia da trascendentale ermeneutica
per chi conosce un pochino il mio percorso di ricerca, io vengo dalla fenomenologia ermeneutica, in quanto Heidegger è stato l'autore con cui sono in dialogo ormai da un ventennio, ahimè. Perché Heidegger sente questa esigenza di smarcarsi dal trascendentale e andare verso il dialogo con l'ermeneutica? Perché questa esigenza è radicata in quella che al tempo era la filosofia della vita, la Lebensphilosophie. Heidegger sostiene che alla vita, all'esperienza della vita, non si può rispondere con un atto teoretico, dunque posturando l'esistenza del trascendentale che rende possibile l'esperienza del vivere. Bensì dice che alla vita occorre rispondere con il vivere stesso. Dice questa cosa negli anni in cui insegnava a Marburgo, e uno dei suoi allievi all'epoca era Hans Jonas, il quale molti anni dopo, in un libro molto bello, dirà che la vita si spiega solo con la vita, probabilmente tenendo a mente, no, le lezioni che aveva ascoltato dal maestro Heidegger. Per Heidegger la fenomenologia è dunque un'intuizione ermeneutica, un processo di autointerrogazione e comprensione, in cui la vita si intuisce come un fatto. La vita intuisce se stessa come un fatto. Questo è il senso della nota espressione heideggeriana, factititit. La vita fattiva è un fatto nudo e crudo, e tale per cui necessita di essere compreso non tramite un elemento teoretico, il trascendentale, bensì tramite un elemento pre-teoretico, pre-riflessivo. E questo elemento Heidegger lo ritrova, lo ravvede nella vita affettiva, nella situazione emotiva, negli stati umorali, in quelli che Aristotele chiamava patè, nelle affectiones, nella componente patica del nostro vivere, di questo sentire. In tal senso non fa altro che radicalizzare quella nozione di intenzionalità tanto cara ad Husserl, che Husserl aveva mutuato da Brentano, e Heidegger stesso aveva studiato Brentano. Heidegger radicalizza questa unità della vita intenzionale affermando che va cercata nella dimensione preteoretica dell'esistenza, quello che si chiama il premondano. Ecco allora perché al centro di una della sua opera più famosa, Essere e Tempo, noi non troviamo l'intenzionalità, noi troviamo la Befindlichkeit, la situazione emotiva, la predisposizione ad essere costantemente aperti a questa dimensione patica che ci tocca, che subiamo e che poi possiamo convertire in altre due strutture, il linguaggio e la comprensione, in una dimensione attiva del vivere. Befindlichkeit vuol dire questo. Noi siamo in situazione, in una situazione emotiva. È il nostro trovarci in quella predisposizione che ci permette di avere accesso al mondo, alle relazioni, alle cose, alle persone, alle esperienze. Però Heidegger non è stato il solo a modificare la fenomenologia trascendentale. Io qui ho deciso di mettere i volti di Merleau-Ponty e Jean-Paul Sartre, perché anche loro hanno radicalizzato per certi aspetti la fenomenologia husserliana. Merleau-Ponty ha contribuito in maniera centrale a pensare il corpo in una dimensione unica che ha a che vedere con l'intercorporeità. E Sartre, per rimanere ancora in Francia, ha reinterpretato alcune questioni metodologiche fondamentali in direzione della psicanalisi esistenziale. Ma c'è stata anche un'altra persona che ha spogliato la fenomenologia trascendentale di questo connotato. È stato Karl Jaspers, che nella sua monumentale Psicopatologia generale scrive: dal punto di vista metodologico ha adoperato la fenomenologia di Husserl, che nei suoi albori egli chiamava psicologia descrittiva. Ho rigettato tuttavia il suo successivo sviluppo verso la comprensione delle essenze. E dunque
anche Jaspers modifica questa esigenza trascendentale di fondare l'esperienza della coscienza a vantaggio di una descrizione dei fenomeni. Ma la fenomenologia non si ferma soltanto a questi nomi, no? Nel nostro scenario contemporaneo abbiamo tanti esponenti del movimento fenomenologico. Mi piace ricordare la tradizione italiana della scuola di fenomenologia con Antonio Banfi, Enzo Paci, Carlo Sini, Angela Ales Bello. Mi piace anche molto ricordare la tradizione dell'attuale scuola tedesca con Thomas Fuchs, la scuola danese con Danza Avi e Joseph Farnas, o ancora, per tornare ancora in Italia, illuminanti a tal proposito sono i lavori di Giovanni Stanghellini, Maria Armezzani, di Gilberto Di Petta, solo per citare alcuni nomi noti, no? Di Lodovico Cappellari. Ebbene, perché la fenomenologia subisce tutte queste trasformazioni? Diventa allora una cosa diversa da quella che l'aveva pensata Husserl? Allora noi abbiamo a che fare con tante fenomenologie, non ce n'è una, ce ne sono tantissime. No, non è propriamente così. Noi ci troviamo davanti a un pluralismo metodologico di cui Jaspers parlava nella psicopatologia generale. E questo pluralismo metodologico è di fatto il risultato dello scenario contemporaneo, della contaminazione della fenomenologia con tutta una serie di discipline, che sono appunto il decostruttivismo, l'antropologia, la riflessione femminista, la psichiatria, la psicanalisi. Lo scopo della fenomenologia, dunque, per parlare di fenomenologia clinica, lo scopo di questo tipo di fenomenologia è quello di portare in superficie il mondo delle modificazioni che avvengono nel mondo interiore della persona, i cui significati ci aiutano a capire come interpretare certe forme dell'esistenza. Allora questa pluralità di approcci e riferimenti non deve farci credere che siamo in presenza di tante fenomenologie. Piuttosto dovrebbe aiutarci a capire che ci confrontiamo sempre con un unico metodo di indagine, che viene impiegato in contesti diversi e per certi aspetti fra loro a volte anche incommensurabili. Quindi in oltre un secolo la fenomenologia mi sembra che ha dato prova di essere una cornice metodologica molto rigorosa, molto precisa, che può aiutare a comprendere le forme dell'esistenza, soprattutto quando queste diventano particolarmente vulnerabili, diventano particolarmente fragili. Se fino a qua tutto risulta più o meno chiaro, io farei un passo avanti e mi spingerei a parlare del dialogo fra fenomenologia e inattivismo per arrivare a quello che è il cuore di questa terza parte della mia presentazione, la questione della soggettività e intersoggettività connessi alla corporealità, alla corporeità. Dunque, che cos'è l'enattivismo? Io qua ho messo dei libri, sono un po' i libri più importanti, ma non solo questi, ce ne sono tanti di più, su che cosa rappresenta l'enattivismo. Che cos'è l'enattivismo innanzitutto? Dunque, l'enattivismo è un approccio complesso e transdisciplinare alla concettualizzazione e allo studio della mente, in cui le spiegazioni neuroscientifiche dell'attività del cervello si intrecciano con la fenomenologia, la biologia, l'antropologia ed altre discipline. In termini generali, l'enattivismo si basa sull'interazione reciproca di un soggetto agente incarnato e situato in un certo contesto e il suo ambiente. Ora qua, quando io in italiano mi trovo a usare la parola incarnato, che traduce embodied, o incarnazione, che va a tradurre embodiment, sono un po' in difficoltà. Perché? Perché la nostra lingua adopera la parola incarnazione con dei riferimenti, una semantica che ha a che vedere con il mondo religioso, con il mondo teologico. Bene, questo è quanto di più lontano con quanto la parola embodiment vuole dire. Per cui nelle riflessioni che cercherò di fare in quest'ultima parte della presentazione cercherò di usarlo in inglese,
perché mi sembra che forse facciamo meno confusione. Per l'enativismo la cognizione sorge da un'interazione dinamica tra un organismo autonomo che agisce e il suo ambiente. E questa è una relazione circolare. L'agente, il soggetto agente, influenza l'ambiente e a sua volta l'ambiente influenzato va ad agire sul soggetto agente. Cosa significa questo in relazione alla vita della mente? Significa che la nostra esperienza vissuta non va mai isolata in schemi interni, quali il retaggio di una rappresentazione internalistica della mente, piuttosto è un elemento in continua trasformazione, che plasma e viene plasmata a sua volta dall'ambiente circostante. La mente è dunque incarnata, embodied, significa propriamente questo. Cioè, significa che questa mente, che significa che la cognizione dipende dal tipo di esperienze che provengono da cosa? Dall'avere un corpo che è capace di muoversi, che ha capacità cinetiche, che ha motricità. E questo corpo con capacità sensomotorie interferisce sull'ambiente, produce degli effetti sull'ambiente. Il mondo allora non è precostituito, ma viene reso esecutivo, enacted, dalla capacità del soggetto di agire in quel contesto in cui è situato, embedded. E allora arriviamo alle famose 4E che riguardano l'enativismo: embodied, enacted, embedded, extended. Cosa vuol dire extended? Vuol dire che la mente incarnata è anche una mente estesa, che non finisce dove termina la mia pelle. Ma è una mente, vedremo in un autore che citerò fra poco, è una mente estesa perché fa parte di una soggettività estesa. Questo vuol dire allora che il significato e l'esperienza, che erano le due parole chiavi che ho usato da principio, sono prodotte dalle continue relazioni reciproche tra il cervello, il corpo e il mondo. E queste questa relazione tra questi elementi si può mappare in tre modalità di attività corporee permanenti e interrelate, che sono l'autoregolazione del corpo, l'accoppiamento sensomotorio e l'interazione intersoggettiva. Bene, partiamo dal punto zero, partiamo dal corpo. Partiamo dal corpo come ce lo racconta Husserl in Idee 2. Il corpo è il punto zero della soggettività, Nullpunkt, lo chiama lui, punto zero. E proprio perché è questo grado zero della soggettività, è attorno ad esso che noi organizziamo il mondo e lo spazio. La filosofia, permettetemi una breve parentesi, per secoli si è disinteressata del corpo. Da Platone, per un bel pezzo in avanti, il corpo era la tomba dell'anima. Era più interessata a pensare alla mente, alla vita della mente. Forse uno dei meriti della fenomenologia è quello di riportare la corporeità al centro del discorso filosofico. E Husserl ci dice che il corpo noi lo possiamo guardare sotto due punti di vista. Il corpo è Leib, corpo vivo, corpo soggetto, corpo che sono. Corpo che sente, ma è anche copa, cioè corpo oggetto, corpo materiale, quasi una presenza ingombrante. Però Husserl ci mette in evidenza, ci mette, scusate, ci mette in, ci invita ad essere prudenti, e più di lui lo faranno ancora Merleau-Ponty e Scheler. Perché Husserl ci dice: attenzione. Non pensate che noi guardiamo al corpo o da una prospettiva o dall'altra prospettiva. Questi due, Leib e Körper, sono le due facce di una stessa medaglia. E l'esempio che lui pone per farci capire questa cosa è il famoso esempio della mano destra che tocca la mano sinistra. La mano destra che accarezza la mano sinistra ci disvela quello che lui chiama la bilateralità dell'orizzonte cinestetico. Ora,
Il corpo per Husserl non è soltanto un organo di percezione, altrimenti rimarremmo fermi all'empirismo, faremmo un passo innanzi. Piuttosto, il corpo è un organo della libera volontà del soggetto. È l'orizzonte pratico cinestetico. Che vuol dire? Vuol dire che i vissuti cinestetici, quelli cioè legati alla possibilità del movimento, kinesis dal greco, muoversi, manifestano la sfera dell'io in termini come un io posso. Non parliamo più di un io penso, parliamo di un io posso. E in quanto tale, i vissuti cinestetici rappresentano una sfera modificabile della soggettività, a differenza ad esempio dei vissuti iletici, delle percezioni che provengono da fuori, davanti al quale il soggetto può soltanto percepire. Ciò significa che la coscienza, perché qua, che poi alla fine dobbiamo tornare, è sempre una coscienza cinestetica, nel senso di una coscienza, non nel senso di una coscienza del movimento. A me piace molto usare la definizione che dà Elizabeth Behnke, cioè è una coscienza o soggettività che è capace di movimento. E la relazione fra soggetto e corpo non diventa più quella sintetizzabile nel fatto che il soggetto abita un corpo, come se il corpo fosse una sorta di navicella che ci porta da un posto all'altro. Bensì, la relazione fra soggetto e corpo è la relazione che la coscienza ha con un corpo in quanto suo proprio corpo. Allora l'embodiment non solo non è mai un processo chiuso, ma sempre in divenire, piuttosto diventa la condizione di possibilità della soggettività. L'embodiment, l'incarnazione, diventa una necessità trascendentale. Non si dà coscienza senza corpo. Il corpo quindi diventa quella condizione di possibilità che ci permette l'incontro con l'alterità, con gli altri, con le cose, col mondo, con gli animali, ma ci permette anche di costruire la nostra soggettività come un progetto sempre aperto. E qui faccio riferimento agli scritti di Zavi sulla soggettività e sull'intersoggettività sempre aperta. A questo punto forse appare chiaro perché la relazione mente-corpo vada un po' ripensata, il mind-body problem. Vada ripensato non in vista di un dualismo ontologico, due sostanze, piuttosto in relazione a un'ontologia modale nella quale il ruolo del cervello è quello di essere un organo sociale e storico che opera una vera e propria mediazione con l'ambiente in cui entra in relazione. Il cervello è un organo di risonanza e interazione perché fa parte di un sistema più complesso che è la persona. E qua mi piace ricordare Strauss quando diceva l'uomo pensa, non il cervello. Il ruolo del corpo allora non è affatto marginale in questa dinamica, bensì diventa fondamentale nell'economia del complesso sistema cervello-corpo-ambiente. Questi concetti sono stati recentemente illustrati in alcuni lavori di Thomas Fuchs, dove lui propone un cambio di paradigma forzando il concetto di causalità da un concetto monolineare da A a B a un concetto circolare della causalità. Questa circolarità causale è intesa come uno strumento attraverso cui spiegare la relazione tra fenomenologia dell'esperienza vissuta e le interazioni fra l'organismo e l'ambiente. Di fatto la causalità circolare ci permette di far dialogare la fenomenologia come scienza dell'esperienza e l'enattivismo. In che modo? Se noi andiamo un po' a fondo di questo bellissimo libro, L'ecologia del cervello, noi vediamo che la causalità circolare lavora su tre assi. Il primo riguarda la struttura dell'embodiment, dell'incarnazione, la quale si manifesta nei cicli omeostatici fra cervello e corpo e nei cicli sensomotori tra cervello, corpo e ambiente.
La seconda caratterizza la relazione fra le parti e il tutto all'interno dell'organismo vivente, come ad esempio possiamo vedere dagli esempi proposti dalla fisiologia e dalle neuroscienze. Infine, la causalità circolare è tipica del processo e della struttura proprio dello sviluppo e dell'apprendimento, che sono elementi fondamentali per l'esperienza soggettiva. Questo dà luogo a un processo di costruzione di senso che implica processi neurofisiologici ben definiti, al punto da permettere la formazione di strutture neuronali modificate, che garantiscono poi successive interazioni con l'ambiente. Ecco perché Fuchs, invece di parlare di una mente incarnata, parla di una soggettività incarnata, la quale non si ferma appunto ai confini della mia pelle, del mio corpo, ma si estende al mondo attraverso il ruolo che aveva già evidenziato Merleau-Ponty dell'intenzionalità operativa del corpo. Ed è proprio Merleau-Ponty che ci dà una mano a capire che cos'è l'intersoggettività a partire dall'intercorporeità. Ci dà una mano perché Merleau-Ponty raccoglie l'eredità husserliana sul corpo, sulla corporeità, e l'approfondisce, andando a dialogare con le neuroscienze, con la psicologia. Ebbene, per Merleau-Ponty le esperienze corporee sono il punto di partenza per la comprensione degli altri e per la comprensione condivisa del mondo. Queste sono caratterizzate da una ricca costellazione di elementi, come appunto i processi interazionali, la coordinazione dei gesti, la mimica facciale espressiva, la risonanza affettiva, le espressioni vocali, il tono della voce e molte altre ancora. Nelle nostre esperienze con gli altri, infatti, noi non guardiamo semplicemente le espressioni del volto, dei loro occhi, dei loro corpi, dei loro gesti. Piuttosto percepiamo questi elementi attraverso il nostro corpo, attraverso una risonanza corporea vera e propria. Il nostro corpo sente e percepisce gli altri tramite le sue proprie capacità sensoriali. Questa percezione può essere considerata il primo livello, il primo grado dell'empatia, che affonda proprio le radici nella consapevolezza corporea della connessione con gli altri. Un certo retaggio metafisico ha per lungo tempo contribuito a forgiare la rappresentazione che le emozioni fossero soltanto dei fenomeni mentali e che il mondo, la sua costruzione materiale, fosse privo di qualità affettive, di qualità emotive. Il fatto è che il mondo intorno a noi è pieno di qualità affettive che sono esperite attraverso la risonanza corporea. Pensiamo all'allegria che si respira ad una festa, alla tristezza di cui facciamo esperienza in un funerale, o magari alla pesantezza di una presentazione, come magari voi in questo momento state facendo proprio questa esperienza, il vostro corpo vi sta dicendo che noia, che barba questa che parla di queste cose. Ebbene, queste sensazioni sono percepite dal corpo prima ancora che vengano percepite dalla nostra mente. E si manifestano in quelle proprietà intermodali che caratterizzano la corporeità, che sono la sincronia, il dinamismo, l'intensità. Non ci sono emozioni senza risonanza corporea. Questo è importante dirlo. Ecco perché il corpo è sempre un corpo che risuona, come una cassa di un pianoforte. È sempre un corpo che risuona. E solo in alcuni contesti, e brevemente cercherò di mostrarlo, può diventare un corpo silente, che non risuona più con gli altri, perché è un corpo che non sa ritrovare questa sua capacità. Ancora una volta è proprio Fuchs a dirci che la risonanza fra l'organismo e il cervello avviene a diversi livelli, tra loro in comunicazione, i quali permettono l'accadere dell'esperienza cosciente. Ma allora questa intersoggettività come si struttura? Beh, noi possiamo almeno distinguere tre livelli di intersoggettività. Un primo livello lo troviamo nei processi percettivi e motori che permettono ai neonati e ai bambini piccolini di entrare in relazione fra loro.
tramite appunto le espressioni del viso, il tono della voce, i gesti, i movimenti. Una seconda fase, un secondo livello di intersoggettività lo troviamo nei bambini dei 13 mesi e 4 anni circa, quando il livello di relazione si caratterizza tramite il fare delle cose, il compiere dei piccoli compiti, il giocare insieme, il costruire. Quindi quando ci sono delle vere e proprie dinamiche sociali. E questa è infatti l'età in cui il ruolo dell'intercorporeità è fondamentale nel fenomeno, ad esempio, dell'attenzione condivisa. Perché? Perché nel fenomeno dell'attenzione condivisa il bambino deve condividere la sua attenzione con qualcuno nel raggiungere l'obiettivo, che sia costruire un gioco, che sia disegnare. E l'attenzione condivisa è fortemente incarnata e è manifestazione evidente di una sintonia e di una sincronia affettiva che il bimbo ha con l'altra persona con cui in quel momento sta portando avanti quello specifico compito. Il terzo livello di intersoggettività invece si manifesta a partire dai 4 anni, quando i bambini diventano consapevoli di essere non solo soggetti fisici, ma anche agenti mentali. E quindi manifestano i loro desideri, le loro paure, i loro punti di vista, le loro convinzioni. E capita che queste non sempre trovino consenso e riconoscimento dagli altri, no? Ebbene, questa è la fase in cui la capacità del bambino di spostarsi da una fase egocentrica a una fase allocentrica, senza tuttavia perdere la consapevolezza delle proprie convinzioni, delle proprie paure, dei propri desideri, permette un livello di intersoggettività più complessa. Tutto ciò, che senso ha con i disturbi dello spettro schizofrenico? Brevemente io proverò adesso a mettere in evidenza come la questione dell'intersoggettività che passa tramite il sé corporeo nei disturbi dello spettro schizofrenico diventa un'esperienza di disincarnazione, di disembodiment. Dunque, secondo la psicopatologia fenomenologica, i disordini dello spettro schizofrenico vengono definiti come manifestazioni delle alterazioni della coerenza di sé, quello che in tedesco si chiama Störung, i disturbi dell'io, del sé. Queste alterazioni impattano la costruzione della consapevolezza corporea, così come della temporalità. Ora, se il sé, cioè il grado minimo della soggettività, abbiamo visto essere un sé corporeo, perché la soggettività parte dal grado zero, che è il corpo, nella schizofrenia questo sé corporeo si manifesta come disincarnato, disembodied. Lo schizofrenico perde il senso del sé corporeo, divenendo incapace di relazionarsi con il mondo. Accade una sorta di cortocircuito nella costruzione del senso basico del sé, che arriva fino alla disintegrazione delle abitudini corporee, a quella che Blankenburg aveva chiamato la perdita dell'evidenza naturale, no? Cioè la perdita del senso comune. La conoscenza pratica, che rappresenta la base del nostro essere nel mondo, viene meno, producendo un'alienazione profonda rispetto al mondo. È il caso di Anne Rau, nel libro di Blankenburg, è estremamente paradigmatico, diciamo. Se seguiamo alcune indicazioni che ancora Fuchs ci dà a proposito della schizofrenia, noi vediamo che più che essere un disturbo causato da deficit di mentalizzazione o simulazione, il disturbo schizofrenico è originato da un disturbo della corporeità e dell'intercorporeità, che è rinvenibile già a livello della soggettività primaria e che si estende poi a catena sugli altri livelli dell'intersoggettività. Ecco perché la schizofrenia comporta questo progressivo indebolimento dell'ipseità, del senso di sé, no? Un progressivo accentuarsi delle diverse anomalie nelle funzioni corporee,
fino ad arrivare al completo blackout con il mondo, frantumando la possibilità della costruzione dello spazio collettivo, dello spazio comune, dello spazio intersoggettivo. Ecco allora che il corpo non risuona più. È un corpo silente, è un corpo che tace, è un corpo che ha dimenticato, o forse non ha mai saputo, quel linguaggio che gli permette di sentire. È un corpo disconnesso dall'orizzonte delle emozioni condivise. Ci sarebbero tante altre osservazioni da poter fare su questo tema. La relazione, ad esempio, tra il disembodiment e la temporalità, la relazione fra il disembodiment e la situazione affettiva, la percezione delle atmosfere, il precox feeling, per capirci. Però il tempo corre e io devo andare dritta alle conclusioni, se no vi annoio troppo. E per tirare un po' le fila di questo ragionamento, torno a quello che è stato il mio odore di riferimento per tanti anni, Heidegger. Forse molti di voi sanno che Heidegger per 10 anni ha tenuto una serie di seminari a Zollikon, su invito di questo signore qua, che siede vicino a Heidegger, il dottor Mederbos. Erano dei seminari che si sono svolti dal 1959 al 69 nella casa di Zollikon, del dottor Boss, davanti a un pubblico di studenti di medicina, specializzandi in psichiatria, medici, clinici. E Heidegger cercava di offrire a questo pubblico che di filosofia non ne sapeva niente, e permettetemi l'ironia, non ne sapeva niente forse nemmeno dell'heideggerese, che è una cosa molto diversa dal tedesco. Heidegger cercava di far loro capire perché è importante acquisire il metodo fenomenologico quando abbiamo a che vedere con la salute mentale, diciamolo meglio, perché è importante avere un habitus fenomenologico quando guardiamo a quelle esperienze che caratterizzano la salute mentale. E proprio nel contesto dei seminari di Zollikon, Heidegger dice che il dovere del professionista della salute mentale non è semplicemente di aggiustare qualcosa che non funziona, qualcosa che si è rotto nella persona, piuttosto è capire che l'essenza dell'uomo è connessa alla possibilità della malattia. L'incompiutezza dell'essenza umana e la possibilità della malattia sono in relazione a una cosa ancora più originaria, che è la perdita della libertà. Ma qui quando Heidegger parla di libertà non ha mica in testa il voler fare tutto ciò che uno vuole, no? Come noi magari oggi rubrichiamo in maniera molto sbrigativa e sommaria il concetto di libertà. Per Heidegger libertà vuol dire stare in un'apertura originaria, dove si scrivono le infinite possibilità dell'esistenza. Queste possibilità si radicano nella progettualità. Perché? Perché l'esistere è un progetto. Trattare un paziente e curarlo, dice Heidegger, sono due azioni distinte eppure implicantesi. L'una è tipica del voler far funzionare qualcosa, l'altra invece ha a che fare con l'essenza umana. Bene, forse una mente educata alla fenomenologia, familiare con questa attitudine, può contribuire a delle prassi di cura che non siano finalizzate solo a trattare i pazienti, ma magari può anche capire perché la cura sia davvero l'essenza dell'esistenza. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e mi scuso per avervi annoiato. A chi tocca dire che non ci hai annoiato, Francesca? Dico io. Grazie, Lodovico. Grazie invece, posso dire due cose? Certo, vai, Gerardo, vai, no, vai pure tranquillamente. Vai. No, intanto volevo ringraziare perché per fare una trattazione così chiara dal punto di vista metodologico bisogna essere proprio all'interno di questa disciplina e quindi anche chiarire anche a noi che la visitiamo ogni tanto, ogni poco, dei punti importantissimi. Dopo mi pare che sia importante tutto l'aspetto iniziale di quello che diceva Francesca, cioè rispetto a quello che è intesa volgarmente come fenomenologia, cioè questi luoghi comuni che si
basano su un concetto di fenomenologia come qualcosa che è solamente un pensiero astruso, difficile, con un linguaggio impossibile che nessuno operatore della salute mentale potrà mai penetrare o addirittura minimamente comprendere e che è riservato a un'elite di cervelloni pensanti. Mentre mi pare che l'esposizione di oggi di Francesca ci abbia chiarito anche l'importanza di quello che poi tutta la parte finale della sua trattazione ha meglio definito, cioè il fatto che la fenomenologia ha una grandissima importanza proprio in questo ruolo di collaborazione con altre discipline e forse è stato merito di alcuni studiosi che lei ha anche citato favorire questo elemento di apertura con altre discipline, a partire dalle neuroscienze, dalla psicoanalisi, eccetera, per arrivare a una comprensione possibile e sempre in evoluzione, evidentemente, di queste problematiche che poi non sono filosofiche perché sono solo soggetto di uno studio che fa una persona dentro il suo privato, ma sono estremamente importanti per aprire delle dimensioni in questo caso parlo da psichiatra, a una psichiatria che sempre di più sta rifiutando un aspetto di una metodologia di confronto tra discipline diverse, rifugiandosi nel riduzionismo che è impoverente questa disciplina, per cui se non riusciamo a far passare anche questo messaggio così importante di che cosa vuol dire partire da concetti base che qualsiasi psichiatra dovrebbe porsi come problema fondamentale. I psichiatri usano tutti i giorni la parola mentale, disturbo mentale, alle volte quando si chiede ma allora cos'è la mente? No, casca il palco, no? Allora, ci sono delle situazioni, per esempio la relazione tra mente e cervello, cos'è la mente, cos'è il corpo, la corporeità, il corpo è corporeità, è una cosa diversa, cioè sono delle conoscenze, delle esperienze che noi dobbiamo fare, che sono essenziali se si vuole poi operare all'interno di una psichiatria che non sia facilona, superficiale, che si limiti alla prescrizione di quattro farmaci. E mi pare che da questo punto di vista, riflettere su alcuni temi fondamentali della fenomenologia, oggi Francesca ci hanno illustrato alcuni altri verranno fuori, parleremo il mese prossimo della temporalità, ma su tanti altri aspetti che ci servono proprio per essere in grado di comprendere appunto che una persona che sta male non è un organismo rotto. Una volta un collega a un convegno mi ha detto che è come un computer, basta fare il reset. Ecco, se è così, allora la nostra disciplina sarebbe ben poca cosa. Se è invece tutta quella ricchezza che ci ha portato stasera la professoressa Brencio, allora anche noi penso che possiamo un po' rifiatare. Volevo Vai, chiedere. vai, vai. Ah, posso andare? Sì, del Allora, Pistoia poi però Guccinelli. Francesca Brancio, queste cose qui le dovrebbero imparare come nel sillabario un sacco di psichiatri che si spacciano a volte per fenomenologia. Ma c'era un paio di punti, due punti. Uno era il soggetto del quale tu delle volte ne parli come se fosse un'entità. Mentre invece alla scuola elementare e anche media che ho fatto con Nattery Loha veniva fuori che era la coscienza che faceva le strutture intenzionali e il soggetto era una specie di cascame di raccolta amnesica e storica di queste strutture intenzionali.
Per cui il soggetto diventava una costruzione a posteriori e che questo apriva alla psicoterapia, che era molto. Ecco, quindi non so se ho frainteso probabilmente quello che dicevi. E l'altro punto era quello che l'emboidment, insomma, e tutti questi termini anglosassoni, insomma, ci fanno un canutire prima del tempo. Ma non hai citato la Lebenswelt. Mi sembra non aver sentito, anche perché sono mezzo sordo, per l'amor di Dio non faccio testo. Ma quando si va a vedere il viraggio verso il corpo, la centratura sul corpo, perché questo è dove ha ricondotto, dove abbiamo ricondotto, diciamo, la psicologia, no? Da, come dicevi te, dall'iperuranio di Platone, si fa i conti con il corpo. E quando si vede la lettura della schizofrenia attraverso la Lebenswelt, capisce che c'è uno che fa una vita in un circuito animale delle abitualità che si ripetono e che poi quando cresce una persona viene confrontato con un mondo che ha soprattutto una differenza temporale, cioè c'è una temporalità evolutiva e questo invece è abituato a ragionare e vivere soprattutto nella temporalità ripetitiva. Nel circuito ripetitivo che è molto centrato sulle funzioni corporee, ecco. Questo, quindi ti chiedevo, questo qui del soggetto che ha sentito, a volte sembrerebbe quasi un ente, penso che tu non lo pensi, e l'altra, questa qui della Lebenswelt, che contributo può dare a questa cosa che dicevi. Rinnovo i miei complimenti. Posso rispondere veloce? No, facciamo Oppure magari fare qualche. raccogliamo tutte Sì, le domande? sentiamo Roberta Guccinelli che se l'ha prenotato. Sì. Mi sentite? Sì. Sì. Dunque, intanto grazie per la tua presentazione, molto chiara, molto limpida. Credo che la fenomenologia sia questo sostanzialmente. Capisco la necessità della semplificazione e la necessità di rendere fruibile quanto non necessariamente lo è se rimaniamo un linguaggio tecnico stile Heidegger, ad esempio. Però giusto due punti vorrei sottolineare, proprio perché sei partita dal sottolineare i pregiudizi che ammorbano la fenomenologia e continuano per molti aspetti a persistere ancora oggi. Allora, sono d'accordissimo che vanno appunto sgombrati e soprattutto però c'è un aspetto che secondo me un paio di aspetti, ne avrei molti, però mi attengo giusto a due cose che sono metodologiche e quindi molto semplici. L'uno è l'idea del trascendentale. Tu hai ovviamente ricordato come l'impostazione husserliana, per come l'hai posta la questione, sarebbe trascendentale sostanzialmente. Poi c'è un Heidegger che apre alla vita. Ora, naturalmente capisco che i passi debbono essere ovviamente fatti in funzione dell'interlocutore e quindi capisco benissimo. Però vorrei appunto aprire ancora di più le prospettive, perché prima di tutto un Husserl trascendentale sì, ma non è un Kant. Quindi ovviamente non possiamo pensare alla fenomenologia come una scienza di un certo tipo rigorosa, per esempio, che si limiti a stabilire le condizioni che rendono possibile l'esperienza, proprio perché una delle rivoluzioni copernicane della fenomenologia, se vogliamo appunto rimanere a un Kant, è proprio quello di superare questo trascendentalismo. E quindi non è il problema che si pone la fenomenologia, che cosa ci può essere dato. E questo penso non solo a Husserl, ma ovviamente a tutta la fenomenologia successiva, Merleau-Ponty, ma ovviamente il mio meraviglioso Scheler e quant'altri. Cioè, che cosa può essere dato rimane un problema ancora sostanzialmente kantiano. È un problema kantiano che scinde tra fenomeni e cosa in sé. Tutto questo, la cosa in sé, la cosa stessa della fenomenologia non è la cosa in sé. E questo mi permette, appunto, questo primo punto, quindi le condizioni che rendono possibile l'esperienza sono uno degli aspetti, ma non fanno della fenomenologia una filosofia, presuppone
prevalentemente kantiana, perché quello che conta è il dato di una diretta esperienza intuitiva, oppure il contenuto nel dato, e vengo al secondo aspetto. Mi limito a questi intanto, poi vediamo. Il secondo aspetto, tu hai detto, quello che interessa la fenomenologia è la forma in cui un'esperienza accade. D'accordo, certamente il vi è molto importante e fondamentale, il modo in cui esperiamo gli oggetti, la realtà, esperiamo noi stessi, gli altri, ma il contenuto non è assolutamente secondario. E qui si apre un problema enorme, perché la fenomenologia certamente, a partire da Husserl, ha mostrato i limiti di un empirismo. Di un semplice empirismo, di un mero empirismo, ma la fenomenologia, seriamente intesa, è una forma di empirismo e il contenuto conta, per Bacco se conta, è un contenuto originario a priori. Quindi certamente ci sono entrambi gli aspetti, però l'idea del contenuto è essenziale. Ed è proprio un ampliamento dell'empirismo classico verso tutto quello che rimaneva al di là dell'esperienza meramente fenomenica, cioè l'ampliamento del contenuto dell'esperienza. E allora si aprirebbero appunto, quindi questi due aspetti. Poi ne avrei anche un terzo, però, insomma, che riguarda la percezione, però mi sembra che questi due punti, che ovviamente tu hai percorso in funzione di quanto proponevi e nei confronti dell'interlocutore, anche per approntare una teoria per l'interlocutore, giustamente. Però ecco, sono due aspetti fondamentali se vogliamo riprendere in mano veramente la fenomenologia per quello che è, quindi vita e esperienza, che devono essere sempre chiariti, perché non c'è un Heidegger che riporta la vita e un Husserl, la prospettiva è pura teoria e la vita non esiste, assolutamente. La vita è già presente in Husserl, è prepotentemente presente in Scheler e Merleau-Ponty, e c'è però tutto questo, così l'emotività, il pathos, il sentire che sono in Scheler, che sono in Waldenfels, che sono, per ricordare una scuola, insomma, non mi piace neanche usare il termine scuola, però gli orientamenti principali della fenomenologia, rimanere ancora in Italia, è la scuola di Milano, certamente Paci e Banfi, e voglio ricordare ancora Scaramuzza, se non vogliamo rimanere semplicemente alla questione proprio corporea, ma anche Roberta de Monticelli, e quindi il dialogo, e tutta la scuola di Verona, insomma, la scuola, tutta l'impostazione di Verona, quindi più scheleriana, ma anche quella di Milano e del San Raffaele, che ha iniziato a dialogare con le neuroscienze cognitive quando ancora difficilmente, insomma, si favoriva il dialogo in questa direzione. Quindi insomma, come dire, l'aspetto contenutistico è fondamentale per la fenomenologia, e smorzare un po' questo trascendentalismo che, insomma, non è così... così, così kantiano, ecco, non vorrei che passasse poi l'idea che fare fenomenologia fosse rimanere a Kant. Certamente no, questo lo capisco, però ecco, volevo solo sottolineare questi due aspetti, giusto due. Bene, grazie. C'è anche Simone che ha chiesto di intervenire. Buonasera, grazie mille per la presentazione. E rapidissimamente una domanda, anche perché mi sento abbastanza piccolo con la presenza di questi signori tra psichiatri e filosofi. Io, essendo linguista, quindi ecco, muoverò con le pinze. Però avevo una domanda su, c'era un punto del PowerPoint in cui lei diceva: lo scopo della fenomenologia clinica è di portare in superficie il mondo delle modificazioni delle strutture portanti dell'esserci, più o meno. Quindi mi chiedo, mi sono appuntato appunto giusto due cose, se queste strutture portanti dell'esserci, se lei si riferisce con queste strutture portanti dell'esserci, lei si riferisce appunto alla visione ambientale preveggente di cui
parla Heidegger, per esempio, in Essere e Tempo, e se sono i rimandi del Dasein, cioè se sono l'insieme di quelli che Heidegger chiama usi per, strumenti per, e quindi utilizzabilità. Cioè, non voglio essere nemmeno troppo tecnico perché. E quindi mi chiedo, per esempio, collegando all'ultima parte sulla schizofrenia, se è possibile evidenziare nella stortura dei per, degli usi per, appunto, dell'utilizzabilità, una sorta di angoscia presente nel soggetto, se questa angoscia può essere resa evidente attraverso il linguaggio. E come potrebbe essere analizzato attraverso il linguaggio? Solo questo. Bene, io Francesca ti farei fare un primo giro, visto che ci sono state diverse osservazioni. Devi attivare l'audio, poi eventualmente ne facciamo un altro. Sì, non so se c'era Pierenrico perché ho visto che prima aveva alzato la mano. Ah, scusa, no, non l'avevo visto, scusa Pierenrico, Allora vai. provo un po' a rispondere rapidamente. Posso? Allora, a me è piaciuta tutta la relazione di Francesca Brenzo, ma soprattutto nella la parte iniziale l'ho trovata fulminante, nella misura in cui dice che la mente fenomenica, con la mente fenomenica o coscienza fenomenica, chiamiamola come vogliamo, si nasce, mentre la coscienza fenomenologica è una ricognizione di senso. Questa è una bellissima distinzione. Allora, a proposito del fatto che con la mente fenomenica si nasce, vi do l'immagine di un cane che guarda il padrone con l'occhio languido. Allora, è impossibile non pensare che qualcosa provi, che abbia un mondo, proprio nel senso che gli appare un mondo da fai non mai apparire. Allora, cosa prova però non lo sappiamo, che mondo è non lo sappiamo. Sappiamo che ha un mondo, questo lo dico in base alle classiche formulazioni di Nagel, no? Che cosa si prova a essere un pipistrello? Cioè il cane prova qualcosa a essere al mondo, come il neonato in fondo prova qualcosa a essere al mondo. Poi il neonato non è più immerso nel mondo perché il neonato... Non c'è differenza fra lui e il mondo, il neonato è il mondo, ma poi a un certo punto il neonato acquisisce una consapevolezza, chiamiamola cartesiana, per usare un vecchio termine. Comunque, invece, il problema di cosa prova il cane è un problema che è stato molto sviscerato dalla filosofia della mente, nel risvolto della filosofia analitica più che della filosofia... più che dell'ermeneutica, più che della filosofia continentale. E scatena, implica un problema enorme, cioè la delimitazione fra mentale e non mentale. Cioè che il cane abbia qualcosa di mentale è qualcosa, lo possiamo assumere intuitivamente. Allora verrebbe da dire, ma dov'è il discrimine? Perché il cane sì, la mosca e l'ameba no. È un grossissimo, grandissimo problema conoscitivo, scientifico, neuroscientifico, filosofico, chiamatelo come volete, ma c'è questo grandissimo problema dell'individuare il discrimine fra mente e non mente. Volevo chiedere a Francesca cosa ne pensa di questo grossissimo problema, che è un problema conoscitivo e scientifico affrontato più, ripeto, dalla filosofia analitica che dalla filosofia continentale. Vai Francesca. Allora, innanzitutto grazie a tutti per commenti, domande e suggestioni. Inizio con le osservazioni di Luciano del Pistoia. Sì, allora, no, mi permetto di darti del tu, concordo completamente su tutto ciò che hai detto, cioè quando io nel corso del... Allora, metto le mani avanti per non cadere indietro. Quando collezionavo gli appunti, le note per la presentazione odierna, mi sono dato un obiettivo. Ti devi far capire. Non devi parlare degherese, no, non puoi citare Husserl così. Ti devi far capire perché dobbiamo dialogare.
e ciascuno di noi viene da un'educazione, un'esperienza professionale diversa. Semplificare è stata la mia parola guida. In tal senso, l'utilizzo della parola soggetto sovente nel corso dell'esposizione non voleva indicare null'altro se non quello che hai detto te. Era semplicemente nell'economia delle tante cose da dire, del poco tempo a disposizione e della complessità di ciò che si andava a dire, che doveva essere semplificato. Quando prima Ludovico diceva che la fenomenologia la capiscono solo i cervelloni, mi faceva un po' sorridere, perché ci sono alcuni testi di Husserl dove ci si infila il naso e se ne esce fuori un po' acciaccati, perché sono testi molto difficili. Dico Husserl, ma posso dire Heidegger, posso dire Merleau-Ponty, posso dire Scheler stesso, insomma, sono dei testi densi. E dobbiamo anche tenere conto che l'educazione filosofica dello Husserl che scrive le ricerche è molto diversa dall'educazione filosofica che ad esempio può ricevere uno studente di filosofia oggi. Quindi sulla questione della soggettività, dell'uso della parola soggetto, concordo pienamente con quanto hai puntualizzato. La Lebenswelt è una parola chiave. La Lebenswelt dello schizofrenico, così come la Lebenswelt del melancolico, è la misura di senso che ci permette poi di capire, immagino, il fenomeno psicopatologico di cui ci stiamo interessando. Io parlo sempre con molto pudore, perché non sono una professionista della salute mentale, sono un filosofo. E quindi quando mi affaccio sul terreno della salute mentale lo faccio con un'umiltà e un rispetto tali che a volte mi sento completamente inadeguata per poterne parlare, no? La Lebenswelt è quella porzione di mondo con cui noi dobbiamo confrontarci per capire il fenomeno in sé, non è un aspetto marginale. Roberta, ti ringrazio per le tue puntualizzazioni. Sì, io do per scontato che quando noi parliamo di trascendentale husserliano e trascendentale kantiano stiamo dicendo delle cose che sembrano affini eppur sono distanti e diverse. Ma non penso nemmeno che nella loro diversità possiamo non ricordare, insomma, che il primo Husserl dice delle cose che nei manoscritti poco anteriori alla morte vengono dette in una maniera completamente diversa, se non addirittura ripensate. Il pensiero dell'autore conosce una serie di svolte, di mutamenti, di approfondimenti, per i quali la questione del trascendentale rimane il presupposto iniziale della fenomenologia husserliana. Possiamo dire sono d'accordo o non sono d'accordo, però io penso che dobbiamo sempre partire dalla fedeltà testuale. E quindi quando magari andiamo a leggere gli scritti del primo Husserl, noi ci confrontiamo con questo immenso problema, che come giustamente dici te, attenzione, l'assonanza, l'affinità col trascendentale kantiano non deve farci cadere nell'errore di pensare che quel trascendentale è uguale a quello di Kant. La questione del contenuto, del dato, forma contro contenuto. Una fenomenologia come tu l'hai definita una sorta di empirismo, no? Io non mi sento di condividere molto questa prospettiva, ma forse per una sensibilità filosofica, per un'educazione filosofica diversa, forse per dei percorsi di formazione distinti. Io non penso che la fenomenologia, come da Husserl a oggi, e da Husserl a oggi vuol dire 100 anni abbondanti di pensatori, di dibattiti, di opere, di vita, possa essere considerata come una sorta di una forma di empirismo.
Non una forma di empirismo, è proprio un allargamento dell'empirismo. Ecco, l'allargamento dell'empirismo. Io a tal proposito... Volevo sottolineare l'esperienza. Sì, però... Il contenuto. A tal proposito io... Non è un empirismo classico, ho detto, certo che no, ci mancherebbe, anzi, uno dei bersagli polemici della, esatto, della fenomenologia. Esatto, esatto. Così come mi ha colpito, no? Quando nel corso delle tue osservazioni, per me preziose perché mi aiutano a crescere, laddove sia passata la concettualizzazione che in Heidegger si parli di vita mentre in Husserl no, non era questo che io intendevo dire, se è passato questo messaggio io mi scuso. Io intendevo, la prima parte della mia presentazione riguardava il metodo, la torsione del metodo trascendentale nei riguardi del metodo ermeneutico. E in tal senso mi rifacevo a tutta la grande decade fenomenologica, propriamente così chiamata, dal 1919 al 1929, che attraversa il percorso di formazione di Heidegger. È certo che in Husserl c'è vita. È certo che ad Husserl interessa capire il contenuto della vita. Quello che io speravo fosse passato era la questione del metodo e del perché, nella mia personale sensibilità ed educazione filosofica, sono incline a utilizzare una strumentazione che tiene insieme le ermeneutiche e la fenomenologia. Non basta fare esperienze e trovarne le condizioni di possibilità. Queste esperienze vanno anche interpretate, vanno anche capite, hanno anche un valore normativo. Hanno anche un valore normativo. Non basta cercare le condizioni di possibilità, ed è stato proprio quello il salto che ha fatto la fenomenologia. È stato quello che ha attratto uno Scheller che era kantiano, per esempio, e scriveva di Kant. I primi scritti erano assolutamente kantiani, quindi voglio dire, Kant è l'ombra di ogni fenomenologo, se vogliamo, ma esattamente come lo è l'empirismo, e tutto l'empirismo inglese, che poi è alla base anche di un pensiero kantiano che torna continuamente, che torna, e tutti i passaggi, cioè io sono molto attenta ai testi, certo, per cui voglio dire, in ogni fenomenologo c'è un continuo tornare in Malvida, cioè un continuo ritornare all'inizio, rileggere, e quindi è evidentemente tortuoso tutto il percorso, e ci sono delle variazioni, però credo che ci siano poi dei punti fermi, uno dei quali è appunto questo allargamento del contenuto di esperienza, che non è più quello dell'empirismo, appunto, e due semplici aspetti, e il superamento, non il superamento, comunque un ampliamento anche del trascendentale, se vuoi, se vogliamo metterla così, però insomma solo questo. Mi sembrava che fossero rimasti un po' in ombra, però non metto in dubbio che avessi presente tutto, certo. Ti ringrazio Roberta, ti ringrazio per le tue puntualizzazioni. Passerei a Simone, mi permetto di darti del tu. Tu dici che ti senti piccola, ma io mi sento più piccola di te, perché sui libri di questi signori io ho studiato, per cui oggi fare la mia presentazione davanti a loro avevo un'ansia da prestazione che non si descrive. Mi hai posto due domande, no? Quando si parla delle modificazioni delle strutture fondamentali dell'esserci, era una citazione di un'opera di Giovanni Sanghellini del 2019, ma la parola modificazione a me fa tanto, mi ricorda tanto Bisbanger più che Heidegger, le modificazioni della struttura, no? Della struttura dell'esistenza. Per cui non penso che lì il focus fosse tanto quello di pensare agli utilizzabili, piuttosto di pensare a queste... di pensare, è presente il testo Tre forme di esistenza mancata di Bisbanger, ecco, io andrei più verso quella direzione, no? Quando lui parla proprio di queste forme di esistenza mancate, no? È una parola importante, la parola mancato, perché se andiamo a vedere altri testi di Heidegger, lui dice che l'esistenza in sé è strutturalmente mancante. E quindi poi ci sarebbe da fare una serie di ragionamenti a tal proposito. L'angoscia,
Mamma mia, l'angoscia, heideggerianamente l'angoscia è una Grundstimmung, cioè una struttura fondamentale emotiva. E l'angoscia attraversa il pensiero heideggeriano come un filo d'Arianna, perché prima ancora di essere tempo, lui parla dell'angoscia nei corsi friburghesi sulla filosofia della religione, quando deve far lezione sulle lettere di San Paolo, no? E parla dell'angoscia come della condizione originaria del credente quando è davanti, quando attende la parousia Christi, il ritorno di Dio. Poi però questa angoscia cambia perché appunto in essere tempo diventa una Stimmung fondamentale, un'intonazione affettiva fondamentale che ci permette, l'angoscia dilata il Dasein, non lo chiude, lo dilata e a differenza della paura non ha un oggetto. Però poi se andiamo a vedere lo scritto del 29, la prolusione, che cos'è metafisica? Lì l'angoscia cambia ancora, perché mentre in essere tempo l'angoscia doveva fare in modo di mettere l'esistente in stretto contatto con la radice ultima della sua esistenza, nella prolusione del 29 l'angoscia diventa la finestra da cui entra il problema del nulla. E quindi si inverte l'algebra del linguaggio heideggeriano. L'angoscia non mette più in relazione il Dasein con la radice ultima del proprio esistere, bensì lo mette in relazione con la radice ultima dell'essere. È quello che lui ha tentato di dire lì nella prolusione del 29 e poi ha provato a dirlo in altri scritti, perché il problema è quello della relazione fra l'essere e il nulla, quindi il problema è quello del fondamento. Come arriva tutta questa roba al linguaggio, chiedevi? Essere tempo rimane incompiuto. E lui diceva, per una questione di linguaggio nella lettera sull'umanesimo. Ma l'angoscia al linguaggio ci arriva in tanti altri modi. E ci arriva, secondo me, in una dimensione, dobbiamo anche qui distinguere, in una dimensione riflessiva e in una dimensione preriflessiva. L'angoscia arriva anche attraverso il corpo senza mutuare la parola. Per cui, ecco, non so se sono stata capace, insomma, di rispondere a quelle che erano le tue sollecitazioni. A Pierenrico, tocchi un tema che a me è molto, molto, molto caro, il tema degli animali. Perché sì, per ragioni squisitamente personali. E anche qui io in testa ho sempre Heidegger che dice perché l'animale è povero di mondo. A differenza dell'umano, perché l'uomo può progettare il mondo, può appropriarsi del mondo, l'animale no, dice Heidegger. E nel suo dire questa cosa, naturalmente lui non intende, fa dei distinguo, ne parla nel libro I concetti fondamentali della fenomenologia, mondo, finitezza, solitudine. Lui fa dei distinguo importanti. Personalmente, io non credo che l'animale sia povero di mondo. Io credo piuttosto che il mondo dell'animale sia onticamente diverso dal mondo dell'uomo. E in questa diversità, che per molti è una sorta di incommensurabilità, io invece continuo a vederci la cifra di un'ontologia modale. Noi siamo abituati, no, per un retaggio metafisico a pensare sempre l'ontologia in termini di categorie sostanziali, sempre in termini di realismo alla fine. Negli anni, per le letture fatte, per una educazione ricevuta, io sono incline a guardare il modo in cui l'essere si dà, l'ontologia modale, è il modo. E quindi in questa differenza di segno, che è una differenza ontica del mondo dell'animale e del mondo dell'uomo, io non ci vedo un'incommensurabilità. Ci può essere grande possibilità di apprendimento da parte di noi umani, no? Che siamo i padroni del mondo. Mi viene in mente così mentre parlo. Un pensiero di uno dei miei maestri, Sergio Quinzio. Quinzio diceva che
gli uomini dovrebbero imparare a guardare gli animali quando muoiono. Perché quando l'animale muore è come se raccogliesse su se stesso tutta quell'esistenza che noi non siamo capaci di guardare fino in fondo negli occhi. Di filosofia analitica io non ne so nulla, sono molto ignorante, di questo mi scuso. Però a partire da quella che è la mia strumentazione di filosofia continentale, trovo che in questa divergenza di segno ontico non necessariamente ci sia una povertà. Non so se ti ho risposto un pochino. Grazie Francesca. C'è Corrado Pontalti che voleva fare un intervento, ha alzato la mano, quindi gli cederei la parola così casomai raccogliamo. Devi attivare l'audio, Corrado. Così preso, mi dimentico le cose basiche. Volevo intanto, dato che è la prima volta che prendo la parola, questo nostro stare insieme, volevo intanto ringraziare Ludovico che mi ha fatto essere con voi. Poi Francesca, allora, tu hai detto diamoci del tu da subito per l'assoluta, come si può dire, rispetto al suo mandato, ti devi far capire. Questo mi ricorda, ed è assolutamente successo, e questo mi ricorda, però arrivo anche alla riflessione minima che volevo fare, quando intorno al 2000 avevo pregato Ludovico Cappellari, Giovanni Gossetti e Arnaldo Ballerini, che io, come dire, dirigevo una scuola di psichiatria della Cattolica, se per favore ci scrivevano un libro semplice di psicopatologia fenomenologica per gli specializzanti in psichiatria. Penso che Ludovico ovviamente se l'abbia caro e chiaro. Quindi questo dell'essere, farsi capire, è qualcosa di fondamentale. Ma perché dico questo? Perché in questi dibattiti che si chiamerebbero di psichiatria e filosofia, poi alla fine prevale sempre il dibattito filosofico, anche stasera. E da psichiatra, psicoterapeuta, come dire, abbastanza, per chi mi conosce, come dire, impegnato da decenni sulla terapeutica, trovo che la sintesi di Francesca, di grande volo, come dire, introduce elementi cardine che, se però rimangono nella dimensione filosofica, aprono un dibattito importante. Ma poi io guardo quello che accade, come aveva detto Ludovico prima, e quello che accade è che sia di matrice psicoanalitica, fenomenologica, eccetera, alla fine il campo terapeutico è sempre duale. Un terapeuta e il suo paziente. Allora, se la mente incarnata è una mente stesa, non è che vuol dire che vagola nell'universo, no? Naviga dentro dei vincoli. E i primi vincoli sono quell'altro passaggio importante dai primi mesi fino ai 13 mesi, dai 13 mesi fino ai 4 anni, dai 4 anni in poi. Tutto questo avviene dentro sistemi di senso, a proposito del passaggio tra mente fenomenica e mente fenomenologica, avviene dentro un mondo familiare. E nella storia clinica, compresa la psicoanalisi, anche quando, come dire, è entrata nel discorso della psicoanalisi intersoggettiva, poi alla fine, come dire, il focus terapeutico è una relazione duale. E questo credo che sia un passaggio mortale per la terapeutica e alla radice, totalmente contraddittorio con tutto quello che è stato detto oggi. Perché un campo terapeutico, se è così come è stato enunciato da Francesca, deve essere multipersonale, laddove di fatto i luoghi delle matrici di senso sono assolutamente di tipo familiare. Perché lo schizofrenico può anche essere col corpo silente, ma se io cambio il contesto e non lo metto solo in una relazione duale,
e nemmeno in una situazione in qualche modo paradossale come una comunità terapeutica, io trovo dimensioni che sono silenti, ma non dentro il corpo silente. Quindi la traduzione poi terapeutica di tutta questa riflessione io trovo che abbia ancora molto, molto da fare ed attiene come organizziamo i processi di cura, che sono orientati sempre su una relazione duale. Questo sia che insegno anche nella scuola di psicopatologia fenomenologica di Firenze, al quarto anno, e gli allievi continuano a dirmi sì, però non possiamo incontrare un padre, non possiamo incontrare una madre, perché prevale la relazione duale come luogo che condensa tutto. Non è che questo ti sto chiedendo una risposta, dico solo che però a mio parere manca poi questa riflessione la parte psichiatrica di traduzione e tendiamo poi invece a entrare in maniera estremamente appassionante anche per me dentro la dimensione filosofica. Ma come si traduce poi? Perché non basta l'habitus. Ci vuole un habitus rispetto a un contesto che io vado a intenzionare come terapeutico. Non so se sono stato chiaro, ma era più come dire un tentativo di essere connesso nell'altra parte, che è quella che invece io lotto perché ci sia un territorio terapeutico che sia più coerente proprio con queste radicalità fenomenologiche, ancor più che analitica, anche se la mia matrice di formazione è quella individuale, il gruppo analista per chi mi conosce. Però non basta, c'è qualcosa di più che non riusciamo a tradurre. Non so se... Bene, grazie Pontalti che si è proposto quindi per una prossima relazione, va benissimo. Mi pare, siccome condivido molto delle riflessioni che fai, la necessità poi di articolare in una cura che è pratica della cura, insomma, quindi penso che potrebbe essere molto interessante che tu riprendessi questi temi. Ha alzato la mano Gilberto Di Petta, suppongo. Sì. Bene, grazie innanzitutto dell'invito, per me è il primo incontro, sono veramente molto, molto contento e ringrazio Francesca per questa splendida relazione. Vorrei così entrare, diciamo, un po' a gamba tesa cercando di sollecitare una tua risposta su un punto, diciamo, che mi sta a cuore e torno sulla questione del trascendentale. Citando un lavoro che mi impressionò molto all'epoca, che è quello della dottoressa o professoressa Elisabetta Basso, che scriveva proprio su che fine ha fatto il trascendentale dentro la psichiatria fenomenologica, ovvero come gli psichiatri fenomenologi hanno concepito il trascendentale. E io non ho capito se per nostra ignoranza della filosofia lo abbiamo un po' capito a modo nostro, o se perché ci siamo dovuti scontrare con la carne, quindi con la carne, con il sangue, con i corpi. Questo trascendentale della psichiatria fenomenologica, nella versione che ne dava Elisabetta Basso, alla fine è un trascendentale incarnato, un trascendentale immanente. In questo, diciamo, lei faceva tutta una ricognizione che va da von Gebschartel, Strauss, ma anche alla scuola di Utrecht, Buitendijk, eccetera. Ma lo stesso Sartre, il riso, il pianto, il sospiro, la defecazione di Lorenzo Calvi, i visceri, il sudore, lo sguardo di Bruno Gallieri, le mani dello schizofrenico che non afferrano più il mondo. Insomma, l'idea che questo trascendentale, di fatto, portando ad alzo zero l'orizzonte, non scompare lasciando dietro le spalle un certo coscienzialismo astratto, ma anzi balza prepotentemente in avanti. Perché? Perché diventa quel reticolo, diciamo, eidetico strutturale, o per usare un termine al quale ci ha formato Luciano Del Pistoia attraverso la lezione magistero di Dante di Lorà, diventa il reticolo dell'immaginario, diciamo la struttura eidetica e dinamica che consente a questi corpi non dico di interagire, perché interagiscono nel silenzio, interagiscono di loro o non interagiscono di loro, ma diventa un riconnettore. Qui vengo anche a quanto ha detto Pontalti, che consente
di saturare, non saturare, di introdurre, di aggiungere, di allargare il mosaico, di allargare il quadro, però è proprio questo reticolo trascendentale che evidentemente non sta più dentro un ipotetico io puro, una coscienza tetica, ma sta dentro le fibre muscolari, sta dentro l'odore, sta dentro le atmosfere, sta tra di noi, sta da qualche parte, e che rappresenta un tessuto di fondo che evidentemente si strappa nell'esplosione della patologia, nella catastrofe della malattia, della morte. C'è un problema di connessione, credo. Alberto, sei stato sconnesso per un po' di tempo. Sì, ma non so se è arrivato il senso di quello che ho detto. Insomma, la catastrofe alla morte, poi... Sì, insomma, l'idea, insomma, la parte finale, è che proprio grazie a questo trascendentale incarnato, trascendentale immanente, il terapeuta ha la possibilità di cogliere, di riconnettere, di aggiungere, e non solo lui, ma anche gli altri, il paziente stesso, i parenti, tutti quanti diventano quelli che ritessono questa rete. Devo andare via. E che altrimenti non si tiene più. Ecco, questa era un po' la mia idea. Se tu pensi che la psichiatria fenomenologica ha potuto dare questo contributo nel rinvenimento di un trascendentale dentro il mondo della vita, che per noi, dalla prospettiva terapeutica, è importante. Bene. Francesca, vai col commento conclusivo che poi chiudiamo. Sì, grazie Gilberto per la tua riflessione. È una domanda difficilissima. Una domanda difficilissima questa. Perché? Perché già quando si parla di trascendentale immanente è come se si parla di un cerchio quadrato. E bisogna capire se stiamo dicendo un'assurdità o se stiamo dicendo una cosa che ha senso. E nella misura in cui ha senso, mi sembra importante chiederci in quale cornice di riferimento ha senso. Io credo che la carne, per citare Merleau-Ponty, ha delle sue ragioni che quotidianamente nelle corsie di un ospedale, nello studio privato, ciascuno di voi tocca, vede, annusa, guarda, probabilmente si commuove, si arrabbia, ha repulsione. Allora mi chiedo quanto la ricerca di questa essenza, di questo eidos, qual è il prezzo che deve pagare la psichiatria fenomenologica per andare alla ricerca di questo eidos in quelle prassi che sono di segno opposto del distacco. Mi viene in mente Derrida, credo fosse lui, che rimproverava ad Heidegger una cosa dicendo: ma il Dasein non ha mai fame, il Dasein non ha mai sete. È vero? Noi il Dasein lo banalizziamo, no? Chiamandolo esistente, l'uomo, l'essere umano. Probabilmente Heidegger si girerebbe nella tomba nel sentire queste espressioni, perché il Dasein è una struttura. Non sono io, non è Francesca. È la struttura della mia esistenza. E questa struttura non può aver fame, non può aver sete, non può aver sonno, non può essere stanca, non può piangere, non si può disperare, non si può affaticare. Allora mi chiedo quanto, ecco perché forse anche per sensibilità e per educazione squisitamente teoretica ho difficoltà a immaginare un trascendentale nell'immanenza. Sono più incline a pensare
a una relazione che sia fatta di una certa dose di infedeltà. Nietzsche diceva che per essere dei buoni allievi occorre essere infedeli ai propri maestri. Probabilmente questa è una lezione che ha del senso, no? Ha del senso perché ci mette nella condizione di interrogarci e di interrogarci prepotentemente su quello che facciamo. Corrado prima parlava della dimensione io-tu, voglio dire solo una parola. Da poco ho iniziato a leggere, a interessarmi dell'open dialogue, questa tecnica terapeutica estesa, no? Perché me ne ha parlato un collega portoghese. E siccome io sono un sacco curiosa, mi sono messa un pochino a leggere, sono arrivata a Jaco Seikula, che è un po' il fondatore di questa tecnica terapeutica. Ebbene, lui dice proprio quello che dicevi te, cioè non è possibile finalizzare la relazione terapeutica all'io-tu. Occorre coinvolgere tutta la famiglia, tutto il nucleo. E chissà se in questo allargamento di un orizzonte non è possibile ravvedere una sorta di eidos. Forse lì, quando appunto l'orizzonte inizia a diventare più ampio e non c'è solo il terapeuta e il paziente, possiamo andare a recuperare una sorta di trascendentale immanente, ma lo metto sempre fra virgolette. Bene, io ringrazio Francesca e tutti gli intervenuti. Credo che insomma questo forse non sarà un open dialogue, però è comunque un dialogo e questo credo che faccia solo che bene a tutte le persone che condividono i propri pensieri e i propri interrogativi. Ovviamente ce ne sarebbero molti, ma è per questo che faremo molti altri seminari. Do appuntamento a tutti a